e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer. Oggi siamo tornati in compagnia di Giannina su Ark Genesis parte 2. Nell'ultimo episodio alla fine ci eravamo dimenticati, me l'avete fatto notare nei commenti, ci eravamo dimenticati di andare a prendere l'anchilo, ma poverino l'abbiamo abbandonato, ci ho messo una vita a ritrovarlo ragazzi, perché si era già addomesticato e non mi funzionava più il tracciamento delle creature, un'eternità per trovarlo, un'eternità. Allora, nel frattempo noi ci siamo finiti di preparare la nursery e abbiamo messo i condizionatori. E abbiamo fatto anche le batterie, però per ricaricarle ovviamente ho scoperto solo dopo che qui su Ark Genesis parte 2 hanno deciso di non mettere le basi di ricarica. Quindi l'unico modo per andare a caricare le batterie è da quello che ho potuto capire, quello di addomesticarci un bel Tech Strider. E quindi niente, ci proviamo, anche perché ho visto un paio di cose che non mi sconfinferano. Allora vabbè, intanto abbiamo già una quantità di mutagel molto interessante. Mi sembra di averla raccolta quando eravamo nella zona spaziale, da delle rocce forse, vabbè dovrebbe essere in quella zona lì. E cosa ancora più strana, ci sono un sacco di missioni che risultano completate, perché per poter addomesticare il Tech Strider bisogna avere un tot di missioni completate in base al livello ovviamente della bestiolina che ci dobbiamo addomesticare. Cioè più missioni hai completato, più ti puoi prendere una bestia di livello più alto. Vabbè, evidentemente le abbiamo completate nel sonno, che vuoi che ti dica, Giannina qua è troppo iperattiva. Peraltro, ci siamo segnati un punto sulla mappa, nella parte brutta dove sono le creature R, perché lì c'è uno di quegli alberi tutti strani, è un albero velenoso che avevamo già visto nel primo episodio, se non ricordo male, e che ti dà una marea di risorse, infatti tipo anche le sfere di gas per fare le batterie le abbiamo ottenute andando proprio laggiù in fondo, da quest'albero velenoso. Allora, andiamo a prenderci quella bestiolina ferrosa, ma prima volevo dare il nome a un paio di bestioline perché me le avete suggeriti. Allora, l'ornitorinco di livello più alto, quello che avevo trovato incastrato nella roccia, grazie a Noema che mi ha suggerito il nome Excalibur. È super perfetto e super azzeccatissimo. Antonio invece ci ha suggerito di chiamare un altro ornitorinco Perry, che è tipo un ornitorinco di un cartone animato che non conosco, però ho visto le immagini su internet ed è molto carino. E mi sa che chiameremo... No, lui è troppo scuro. Questo qua non ci assomiglia molto in realtà all'ornitorinco del cartone animato, però forse è quello più simile, che più si avvicina. Vai, e Perry sia. Molto bene, quindi non ci resta che andare a prendere la bestiolina. E non ho preso il mutagel, giustamente. Aspetta, mi sto perdendo. Ah sì, nel frattempo la nostra piccola mammut, o il nostro, non mi ricordo se era maschio o femmina, la nostra piccola mammut, ci avevo azzeccato, è cresciuta parecchio, che bellina. Decisamente poi bisogna fare un po' di ordine qui, perché ci sono troppe bestie a zonzo, cioè in mezzo ai piedi più che altro. Allora, andiamo a cercare questa bestiolina. E dicevamo appunto che devo aver completato un tot di missioni per poterla domesticare, quindi non so esattamente fino a quale livello ci possiamo spingere. Aspetta, che dovrebbero essercene due o tre in questa zona, perché sono passata diverse volte e mi era sembrato di vederli. No. Molto bene, stavo scherzando. No, forse non era questa la zona. Forse era dall'altra parte, aspetta. Era qui. Guarda che ce n'è uno bloccatino. Vabbè che tanto non è che ci cambi molto l'esistenza, che sia bloccato o no, perché ha l'addomesticamento passivo. Ma che bellino, anche azzurrino. Che livello mi sei? Aspetta. Fammi salire in groppa. E voilà, livello 91. Oh, non posso. Infatti, aspetta, mi comparo un messaggio. Missioni 18 di 30. Ah, ne abbiamo completate 18. E per un livello 91 ne servono 30. Ok. C'è quello là dietro che è di un colore totalmente diverso. Dov'è? Livello 35. Ed ecco, livello 35 dovremmo potercela fare. Anche lui si sta bloccando male tra gli alberi, molto bene.
cappellino, tipo color bronzo. Ah, aspetta, non riesco ad atterrare. Ok. Cosa dice? Ah, ok, perfetto. Mi dice di mettere il mutagel nell'ultimo slot. Ok. Dai, vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Aspetta che sono bloccata male. Ah, ok. Ok, dato mutagel, poi... Aspetta, perché ho visto come si fa. Ci dovrebbe essere un punto che ora si illumina. Dov'è? Là. Sul ginocchio. Ok. Ora devo cliccare. Aspetta. Ok, uno fatto. Devo farne altri? Sì, ok. No, un altro. Woohoo! Perfetto, l'abbiamo hackerato da quello che ho capito più o meno la bestiolina. Aspetta, c'è un altro da fare. C'è un altro. Non ci arrivo, aspetta. Quanto siamo intanto di addomesticamento, scusami? Non me lo fai vedere? Aspetta. Tipo il 50%, ok. Da, sono incastratissima. Vediamo. Aspetta, arrivo. Non passare in mezzo agli alberi che non riesco a beccare il punto giusto. È lassù. Dai, che ci arrivo. Ma da qui ci arrivo? No, non mi ci fa cliccare. Come faccio io? Ma ci sono altri punti che sbrilluccicano, non mi sembra. Ok, ripartito, ce l'ho fatta. Non so come. Ok. Oh, ce l'abbiamo. Dov'è? Qua. The cleaning up toxins and harvesting resources. Workhorses. Imagine climbing up on one of those and riding it around. Quindi siete macchine da soma? Ma no, ma noi vi usiamo per caricare le batterie, poi forse anche per la soma. Aspetta, stai fermo 10 secondi. Aspetta, io ti ho domesticato, devi obbedirmi. Abbiamo la ribellione dei robot. Ciao. Ok, carica. Oddio, ma ha bisogno di essere ricaricato? Ah. Ma io pensavo che si caricasse da solo, tipo con la luce del sole, non so, i pannelli solari. Posso cavalcarti? Posso? Sì, posso. Lento, però neanche troppo. Temevo molto peggio in realtà. Cosa ho fatto? Ho distrutto roba. Io ho pestato gente, mi sa. Ho visto correre bestie insanguinate, poverine. Non l'ho fatta apposta, scusate. Aspetta, lì in basso cos'è questo? Ah, vedo che in basso a sinistra è comparso. Cos'è? Una specie di menu? Sì, questa la devo studiare. È una specie di menu della bestiolina. Mamma mia, che casino che fa quando si muove, però. Ma no, aspetta. Fammi vedere sta sella. Ma è bellissima. È bellissima, guarda, cioè, ma è stupenda. Sì, è vero, avevo letto che non serviva la sella. Mi ero dimenticata di dirlo all'inizio. Però è bellissima. E questo è un letto, sì. No, vabbè, quindi possiamo respawnare direttamente qui. Ci portiamo appresso. No, vabbè. Mi piace moltissimo sta creatura. Mi piace moltissimo. No, cosa? Cosa ho acceso? No, spegni. Scusami, che cosa sei tu? Ma non è l'inventario della bestia questo? Così? Sì, mi sa che è l'inventario della bestia. Ah sì, perfetto, ok, il collegamento diretto all'inventario, ok. Però mi dava anche l'opzione accendi e spegni. Ma accendere e cosa succede? No, spegni, no, non so che cos'è, quindi per ora lo spengo. Ma altre informazioni non me le potevi dare, no? Tieni premuto per più opzioni. Me dà solo due. Vabbè. Ah, e invece qua, aspetta, c'è altra roba. C'è quante opzioni. Ah, disabilita, ricarica batteria, quindi dovrebbe caricarmele. Molto bene, che era la cosa più importante. Ok. Va bene, poi ce le studiamo bene tutte le opzioni. Allora, direi di... come risalgo? A bordo, così, ok. Casa è... vedere se conviene un attimo metterlo... casa è lassù. Possiamo anche arrivarci a piedi, così lo testiamo poco, perché no?
No, vabbè, ma guarda che figata che è, ma è bellissima. È super stilo, cioè con l'armatura di Iron Man. E questo, fantastico. Siamo super tecnologici. Allora, vediamo un pochino intanto cosa facciamo con i vari pulsi. Posso sparare? Bellissimo. Ok, con il destro attacca con le zampe, schiaccia roba praticamente. Però non mi sembra che raccolga nulla. Sì che raccoglie invece, raccoglie. Raccoglie un sacco di bacche. Così invece... che cos'è? È una barriera? Aspetta, mi sta scaricando batteria. No, non farlo più. Sì, la batteria vedo che si ricarica da sola, ok. Cioè almeno vedevo il simbolino in basso a sinistra, quel simbolo della batteria che diceva che si stava scaricando. Quindi c'è differenza tra stamina e batteria? Fammi capire. Va bene, ma perché queste cose? No, dai, voglio provare a sparare a qualcuno. Qualcuno che non mi faccia troppo male, eventualmente. Là, uno stegotec. Riuscirò a buttare giù uno stegotec? Non lo so, fammi vedere il livello. Un 117. No, facciamo che questo ce lo teniamo buono, che lo vengo a catturare più tardi. Anche perché è bellissimo. Cioè, guarda che colori meravigliosi. Allora, contro il bronto no. No, diamo una zuccata, aiuto. Ah, ho schiacciato bestie, scusate. Scusate, non l'ho fatto apposta. Bisogna stare attenti a dove si mette i piedi questa creaturina qui, eh. Allora, dicevo, posso prendermela con qualcuno? Uno stego 66, boh, io non lo so. Oh, guarda, uno stego 14. Potrei quasi quasi divertirmi con lui. Vediamo un po'. Non mi sembra faccia molto danno, però. Aiuto. Lui ci farà più male. Ah, non riesco a beccarlo. Maledetto, perché mi arriva sotto. No, ti do le pedate. Ah, la batteria però si scarica molto in fretta. La stamina vedo che invece non ho, mi frega una cipa. Quindi dovremmo semplicemente contare sempre sulla batteria. No, aspetta. L'abbiamo ucciso? No, abbiamo fatto arrabbiare un bronto. Era proprio quello che volevo evitare. Scusi, bronto, scusi. No, la prego da... No. Vabbè, facciamo fuori il bronto a suon di piedate, perché vedo che gli facciamo molto danno quando gli diamo calci. Anche lui ci sta facendo parecchio male, per carità, eh. Vediamo se riusciamo a farlo fuori sparandogli a sto punto. Quanta primate che andrà sprecata per tutto questo. Guarda che fugge, no? Che poi mi torni a cercare. Aspetta che devo... No. Chi cosa? Chi ce l'ha con me? Ma perché mi attacchi? Devo averlo schiacciato per sbaglio, poverino. Scusi, non l'ho fatta apposta. No, non voglio beccare anche lei, signora. Guardi, me ne vado. Ok, l'abbiamo testato. No, ovviamente la carne non me la raccoglierà, presumo. Tipo, se faccio così... No, non mi sembra stia raccogliendo. No, bronto. Pensavo che la faccenda fosse sistemata. Aspetta che mi sposto. No, pensavo che avessimo deciso di fare una tregua. No, invece lui ha deciso di no. Va bene. E l'abbiamo fatto fuori. Ce l'abbiamo fatta. Ci è voluto un sacco di tempo, però. Mamma mia, deboluccio il signorino qui. Allora, fammi raccogliere. Cosa? Mi hanno tirato una codata. Perché lei mi deve tirare le codate? Non le ho fatto niente. Oh, molto bene. Un po' ingombrante la creatura, però va bene, non importa. Gli troveremo un posticino. Ah, un pochino più confortevole, prima o poi. Dicevamo, andiamo a riprendere le batterie, che io molto intelligentemente avevo già distribuito. Non ha senso, che sono scariche. Cavolo, le vado a mettere nell'inventario. Ah sì, ne abbiamo fatte solo tre, peraltro non avevo altro materiale per fare l'ultima. Vabbè. Allora, test. Oddio, quanta roba che mi hai raccolto. Ok, quindi io ora metto le batterie e loro si stanno caricando. E se io salgo a bordo, la sua batteria non si sta scaricando. Vedo lì in basso a sinistra che mi vibra tutto, però. Sì, si sta caricando molto lentamente, però.
molto molto lentamente. Vabbè, non importa, non importa. Mentre attendiamo che le batterie carichino, direi di iniziare a spostare le bestioline. Guarda che c'ho gli invasori, guarda che c'ho gli invasori nella base. Mamma mia, ora li faccio fuori tutti. Ora li faccio fuori tutti. Dicevo, no, 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 non mi devi seguire, Lillo, Lillo, no, 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 no. Aspetta, 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 scusami, scusami, colpa mia, hai ragione, colpa mia. Vabbè, resta qui, buono, ok. Dicevo, ci andiamo adesso a sistemare un pochino le creature perché sono veramente troppo sparse, veramente troppo disordinate, non mi piace, quindi facciamo un po' d'ordine. Ok, allora abbiamo messo i nostri due bronto laggiù, pronti ad accoppiarsi, il Rex Tech di là a protezione principalmente. Poi mettiamo i mammut qua dietro, li parcheggio così, per fare manovre strane o altro. Tanto vedrai che tempo 5 minuti arriva il solito raptor rompiscatole e me li scombina tutti. Vedrai, vedrai se non ho ragione. Non per tirarmela, però ormai lo sappiamo che va così la faccenda. Ah, molto bene. Ok, decisamente c'è molto più spazio. Ok, Rex lì pronti ad accoppiarsi e... No, aspetta, non sono quei due che si devono accoppiare. Nope, 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 nope. Voglio che si accoppino questi due che sono di livello molto più alto. Eravate una coppietta voi, sì. Sì. Femminuccia. E maschietto. Ok, molto bene. Ah, aspetta, devo spostare anche l'ornitorinco di livello alto però per farla accoppiare. Aspetta. Aspetta, aspetta, la velocità. Mi dimentico sempre. Allora, lo mettiamo con quello di livello più alto. Ok, quindi... Facciamo così, aspetta che c'ho una sola sella, mi devo ricordare di farne altre. Ah, perfetto, facciamo accoppiare proprio Excalibur e Perry, molto bene. Ma sono degli stessi colori? No, leggermente diversi. Che peraltro Ari su Telegram mi ha dato un'informazione troppo interessante, cioè che in teoria loro dovrebbero fare un uovo a testa, che in effetti nessuno dei due è il maschio, nessuno dei due è la femmina, quindi quando li metto in accoppiamento mi dovrebbero fare due ovetti, quindi avremo due ovetti da questa coppietta e due ovetti da quest'altra. Vabbè, vabbè, la gioia, la gioia. Allora, signorino, le batterie qua me le ricaricate? Due sì, quasi, una non ha finito. A me forse non servono neanche cariche fino al 100%, cioè ci potremmo anche accontentare. Vabbè, dai, sta finendo l'ultima. Molto bene. Ma non ti posso... Sì, capacità di carica, te la posso aumentare. Te la posso aumentare molto. Vuol dire che mi carichi molto più velocemente le batterie. No, non mi sembra. Non mi sembra ci sia un aumento. Vabbè, non importa. Avremo batterie comunque più cariche per far attaccare la bestiolina quando sarà necessario. Ah, mi stavo dimenticando i due micro raptor, ragazzi, anche voi, mi raccomando, anche voi vi dovete accoppiare. Riuscirò a posizionarli vicini? Ma immagino. No. Dove cacchio? Dove? No, ok, devo portarli all'esterno, sennò non riesco. Ok, uno lì. E un altro... No! Dannazione. Ah, dovrebbero essere abbastanza vicini. Ok, vediamo di iniziare a far fare qualche ovetto. Allora, abilita accoppiamento. Abilita anche a te. Pronta ad accoppiarsi. Molto bene. Pronta a fare l'ovetto. Ok. A questo punto mettiamo anche loro due. Ed effettivamente tutti e due hanno la barra di accoppiamento in corso. Quindi tutti e due ci faranno l'ovetto. No vabbè, ma che cosa carina. Sì, però ora sta facendo notte, vero? Allora direi che per ora facciamo arrivare solo questi due ovetti e poi gli altri di mattina. Non l'hai fatto l'ovetto tu, vero? No, hai fatto cacca. Ok, molto bene. Sì, aspettiamo la luce del giorno. Mamma mia, dovremmo mettere qualche lanterna qui. Dai, abbiamo l'ovetto, perfetto, almeno il micro raptor l'ovetto ce l'ha fatto. No, volevo prendere l'ovetto, non il micro raptor. Facciamo che voi ve ne tornate anche in casa. Ma in tutto questo io non mi sono mai costruita una torcia, mi sa, su Genesis, vero? Forse no, ho sentito versi.
Ho sentito versi, che cos'era? Era un raptor? No, forse era solo un gallimimus. Forse era solo un gallimimus, ok. Molto bene. Ah, aspetta, fammeli togliere dall'accoppiamento! Fammeli togliere dall'accoppiamento! Veloce, che poi succedono casini, lo sappiamo. Là, ed ecco anche le ovette di ornitorico. Là, tutte e due, che bellino, che bellino. Ok, anche a loro disabilitiamo, mi raccomando. Ricordiamoci sempre. Ah, ecco di nuovo questa cosa. Ho scoperto e ho visto cose, ragazzi. Io non lo sapevo, non so se voi lo sapevate. Ad ogni modo, se andiamo nella zona dello spazio, la zona centrale della mappa, mentre succede questo, quindi tipo verso mezzanotte, quello che succede è che praticamente quella zona viene resettata. Cioè tutti gli asteroidi che ci sono vengono distrutti, scompaiono, e se ne creano altri con altre risorse, con un sacco di roba figa. Quindi ogni giro, ogni giorno c'è roba nuova. Io non lo sapevo, è una cosa molto figa. Infatti al più presto dovremo costruire là un banco da lavoro, una fornace, perché tutto il metallo, tutta la roba che troviamo lì, portarla fino a qua ogni volta, no, c'è da morire. Almeno ci craftiamo direttamente tutto in quella zona e via, abbiamo le risorse molto a portata di mano. Bisogna stare attenti perché abbiamo visto che le viverne possono entrare nei tubi che portano alla zona spaziale. Oh, finalmente è di nuovo mattina. Il nostro amicone nuovo qui dovrebbe aver caricato tutte le batterie, mi auguro. Sì, molto bene. È molto figa questa cosa, molto molto molto. Mi piace molto questa bestiolina. E finalmente iniziamo alla schiusa delle uova. Allora, io provo a accenderne solo due e vediamo se ai signori la cosa qua va bene. Oh, che bellini! Guarda le differenze di dimensioni. Allora, incubazione. Incubazione, aspetta che non vedo, riesco a vedere quella del microraptor. Posso vedere un attimo? Incubazione, perfetto, ne bastano due per ora. Molto bene.